Ciao da Avsim! Sabato 4 luglio 2020 alle 17:15 dall'Allianz Stadium in diretta su Sky c'è il derby della Mole, Juventus-Torino. Formazione tipo da parte di Sarri, nessun cambio a parte Buffon che scende in campo per la 648esima presenza in Serie A, record storico, supera Paolo Maldini, 400esima presenza per Bonucci e 100esima presenza per Bernardeschi. Sì, però a parte questi numeri, vediamo di vincere. Sarà una partita difficile per il caldo, per l'avversario, per il derby, per la classifica, perché dobbiamo assolutamente restare lì in vetta. Sono pronto a godermi la gara, questa è la mia live reaction e spero che alla fine avrò esultato tante volte. E sempre forza Juve! Sarri già carichissimo ad incitare i suoi dalla panchina, appena tolta la mascherina della Juventus, e si parte. Bene Dybala, Bentancur la ridà subito dentro a Dybala, ma la palla non passa. Subito una buona triangolazione sulla destra. Dybala in area, se la porta sul destro, poi sul sinistro, e tiro! Ed è gol! Ed è gol subito! Ed è gol subito di Paulino! Gol subito al secondo minuto di Paulino! Dentro l'area! Destro, sinistro, la piazza dove vuole! Subito vantaggio! Grande Paolo! 95esimo gol con la maglia della Juventus. Quadrado nell'uno contro uno, Dybala subito dentro l'area, salta l'uomo, ne salta un altro. Il tiro leggermente smorzato dal difensore in caduta, ma sarebbe stato gol comunque. 1-0. Ma in tutto questo Buffon ha la terza maglia! Ma Buffon ha la terza maglia addosso! Ecco cos'era questa maglia blu! Cioè la maglia storica di Buffon, 648 presenze, è la terza maglia player! E hanno anche una scritta sul braccio, Buffon! Credo sia scritto Buffon qualcosa, un hashtag. C'è scritto per la precisione 648 Buffon, con l'8 a far da B e quindi 648 Buffon. Il nuovo hashtag. Altro ottimo cross del Torino, un tiro ancora deviato in calcio d'angolo. Imprecisione sulla copertura degli spazi in area di rigore. Colpo di testa di Bentancur! Stava segnando Bentancur! Poco fuori, col portiere battuto praticamente, di testa su corner, incredibile. Corner di Dybala, ben calciato Bentancur, ottima torsione. Non è uscito di molto. Attenzione, verticalizzatino di Danilo, anzi, era un tiro! E che blocca però in due tempi Sirigu. Altro cross pericolosissimo del Torino, non ci arriva. Non ci arriva. Chi era questo? Berenguer forse? Dybala per Bentancur, tutto di prima per Ronaldo. Nell'uno contro uno però ne ha due, quindi è uno contro due. Rientra centralmente Dybala, se la porta ancora sul sinistro, la tiene ancora Ronaldo che gli è passato alle spalle. Ronaldo finta il tiro, Ronaldo scavetto per Dybala, Dybala in aria, non riesce a stoppare, non ci arriva Bernardeschi. Stava venendo fuori un gol meraviglioso. Buonissima verticalizzazione di Pjanic che trova Ronaldo da solo, se la sposta di tacco, se la porta sul sinistro, ancora sul destro, rientra il tiro, centrale, ma ancora Ronaldo, tacco dentro l'area. Bernardeschi, no, fai una cosa più facile, cos'è questa rovesciata? Niente, vuole sempre strafare. Cioè, avevi 10 metri quadri liberi per poter fare quello che volevi. Stoppartela anche decentemente, provare a calciare. Una rovesciata che è finita fuori dallo stadio. Ottimo Bentancur, Bernardeschi ce l'ha sul sinistro, si accentra e prova a calciare. Guarda, lo sapevo, ma lo sapevo da un quarto d'ora che lo facevi. Ma non ha senso, si sono posizionati i compagni in area, sei al limite, devi fare fraseggio, devi triangolare, devi verticalizzare, devi crossare. Ammonito Bonucci per un intervento abbastanza goffo e in ritardo, lui si è lamentato, ma il giallo ci stava. Grande rilancio di Bernardeschi, Dybala mette a terra e lancia Ronaldo in corsa nella metà campo. Ronaldo contro due, sale anche Quadrado, Ronaldo all'uno contro uno, dribbla, sposta su Quadrado che si ferma, perde troppo tempo, muoviti, fai qualcosa, tira ed è gol! Quadrado! 2-0 nel giorno del suo anniversario di matrimonio. Auguri Juan, grande, grande gol! Una ripartenza, abbiamo segnato in contropiede, vale doppio, questo è 3-0, non è 2. Quadrado, un mix tra gol al Lione e gol al Bayern Monaco qualche stagione fa. E c'è cooling break, giusto per far digerire questo 2-0 ai giocatori del Torino.
Dai! Parata di Buffon! Parata di Buffon sul tiro, credo, di Verdi. Da dentro l'area di rigore, una buona percussione del Torino, dove non so perché non siamo riusciti ad anticipare e intercettare sta palla. Calcio da dietro su Dybala, sarà calcio di punizione. Tre quarti non troppo lontano dalla porta di Sirigu, zona destra. Dybala e Ronaldo sul punto di battuta. Parte Ronaldo! Ha toccato la barriera o è andata direttamente sul fondo stavolta? Un altro pezzo del repertorio. Barriera, 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 alto, fuori. Ammonito anche Pjanic per un'aggressione altissima al limite dell'area del Torino per spezzare la ripartenza di Berenguer. Bentancur per Bernardeschi, c'è Dybala a supporto, Bernardeschi lo vede, va verso il centro sul sinistro, ma cosa fai? No, vabbè, non, io veramente ho finito i giudizi. Cioè, è chiaro che qui la dovevi scaricare su Dybala, ma da quella posizione ha già segnato poco fa, ha segnato all'inizio della partita, all'inizio di questo primo tempo, quindi è chiaro che là gliela devi dare, anche se sul destro, poi ci pensa lui. Cosa vai per il via centrale sul sinistro che poi te la allunghi e non tiri neppure? Ma cosa? E dai! Sarebbe scaduto il recupero del primo tempo, ma Maresca va al VAR perché su un tiro di Verdi c'è stato un tocco di De Ligt con il braccio largo, ma dopo che la palla gli è rimbalzata sulla coscia, praticamente. Calcio di rigore ammonito De Ligt. Ho qualche dubbio, onestamente. L'aveva quasi toccata Buffon, quasi parata. Ha segnato Belotti. 2-1, rigore per me inesistente. Lo dico molto in maniera esplicita, senza rancore nei confronti dell'arbitro, ma per me questo rigore non c'è. Ovviamente l'arbitro poi fischia la fine del primo tempo, visto che siamo arrivati praticamente al 51esimo. Ed è stato un ottimo primo tempo da parte della Juventus. Il Torino ci ha lasciato fare tantissime cose e noi le abbiamo fatte. Ottimo fraseggio, ottime triangolazioni, ricerca dello spazio in verticale, ricerca della profondità, veramente quasi tutto ottimo, pochissimi difetti. Un 2-0 meritato, avremmo potuto fare anche e avremmo anche meritato il 3-0. Questo 2-1 invece non ci sta assolutamente. Ci vediamo per il secondo tempo. Secondo tempo, ripartiamo dalle cose buone, dimentichiamo questo rigore veramente vergognoso, come si è detto nell'intervallo sui social, e proviamo a portare a casa questi tre punti. Colpo di testa quasi del Torino che ancora attacca su questo calcio di punizione, poi palla direttamente in fallo laterale, rischio. Già al 49esimo entra in campo Blaise Matuidi, il cambio sarà con Pjanic, che evidentemente non ce la fa, forse non sta benissimo. Ma cosa fai giocare? Ma cosa fai giocare? Ma questo è fallo su Ronaldo! Ma questo è placcaggio su Ronaldo! L'ha fermato in maniera tattica! Ma qui c'era anche il cartellino! Ronaldo sarebbe andato in porta! Ma cosa fai giocare? Ma che fai giocare? Tiro di Berenguer, blocca Buffon, anzi no! Ed è gol. Fuori gioco, per fortuna fuori gioco! Cioè, tiro, Buffon non blocca, l'ha respinta male. Ribattuta, traversa, non si capisce neanche se era già entrata. Dopodiché fuori gioco di qualcuno. Perde una bruttissima palla Bentancur, Belotti in percussione centrale su Verdi. Il tiro di Verdi, Buffon blocca. 55esimo tra Douglas Costa al posto di un deludente. Ma guarda un po', Bernardeschi che in realtà aveva anche iniziato con il giusto piglio a livello di ritmo, di pressing, di partecipazione alla costruzione, però poi... Subito Douglas, 1-2 profondo con Dybala, dentro c'è Ronaldo, 1 contro 1, la sposta sul sinistro, prova a calciare! Ma ha messo il copyright allora, l'ha registrato, ha messo il marchio su sto gol, e non è andata stavolta. Mamma mia di quante è uscita! Ancora Danilo sul corner, tiro ribattuto, e c'è calcio di punizione perché c'è il tocco di mani, e ammonito anche, credo, Meite per aver respinto questo tiro di Danilo con i bracci. Posizione centrale per questo calcio di punizione al 61esimo. Ha già preso la rincorsa con la sua classica postura Cristiano Ronaldo, che non ha assolutamente inciso a parte l'assist in questa partita. Parte! Ed è gol! Ed è gol! Ed è gol! Oh mio Dio, ha segnato Ronaldo su punizione! Ha segnato Ronaldo su calcio di punizione!
Ha segnato Ronaldo su punizione. Oddio, che giorno è oggi? Oddio, è caduto Ronaldo. Ha segnato ed è caduto. Ha segnato ed è caduto. È un evento storico. È un incredibile. Adesso va giusto anche. Clamoroso. Che giorno è oggi? Che giorno è oggi? 4 luglio. Gol di Ronaldo su punizione. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Gol di Ronaldo su punizione. Non ha preso la barriera. Ma è bellissimo. No, tutto questo non è possibile. Non è regolare. Non è regolare. Non è possibile. Stiamo sognando. Stiamo vivendo in un'altra realtà. 3-1. Non ci credo. Non ci credo. Intanto è caduto anche. Ma adesso lo rimetto, dai. Se regge. Mamma mia. No, non riesco più a concentrarmi. Cioè, per me la partita può finire anche così. O può succedere di tutto. Non conta, non vale. Cioè, ha segnato Ronaldo su punizione. Non è possibile. Colpo di testa ancora di De Silvestri. Fuori di pochissimo. Torino attacca, Torino attacca. C'è poco da fare. Non dobbiamo mollare. Ma siamo completamente distratti e sfilacciati lì in area di rigore. Non voglio esprimere giudizi su Bonucci in questo momento perché potrei pentirmene, però dovrei dire cose pesanti. Mamma mia, Meite è un disastro. Per fortuna Douglas Costa se ne va. È un 3 contro 3. Ma Rabiot è lentissimo. Attenzione, c'è Dybala. C'è Dybala a destra, c'è la sua sinistra. Si ferma, gira la piazza. No, stavolta Sirigu respinge a due mani. Dybala fa tutto da solo. Poi arriva ad impattare contro un difensore del Torino e guadagna calcio di punizione dalla lunetta dell'area. Cioè, no, scusate, io vorrei capire cosa ha preso a Maresca. Cioè, che cosa significa simulazione ammonito Dybala squalificato per la prossima partita, così come è stato squalificato De Ligt? No, ma cosa significa? Cioè, cosa significa ammonito Dybala? Ma cosa ha ammonito Dybala se c'è contatto? Ma se Dybala non salta in quel modo lì, dove va a finire? Contro l'uomo. Ma è chiaro che si deve scansare, è chiaro che deve evitare l'ostacolo. E il contatto c'è comunque. Ma cosa significa simulazione? Ma cosa significa simulazione? Ma cosa giallo? Ma cosa punizione per il Torino? Matuidi, grandissimo recupero. Ma cosa fai? Ma non è possibile, non è possibile, non è possibile. 750 metri di campo in verticale. Superiorità numerica 3 contro 1 e tu la passi al difensore. Al difensore la passi. All'80esimo esce comunque Dybala ed entra Higuain. Tiro di Edera da dentro l'area, blocca Buffon. Non un grosso pericolo, ma è comunque un tiro in porta. Matuidi in zona pericolosa, per modo di dire, fa ridere già così. Allarga quadrato, dentro l'area Higuain. Cesar Prates! Bum. Palla fuori dallo stadio. Dai Gonzalo, riprovaci comunque. A parte gli scherzi, però insomma, tirare così. Tiro di mezzo esterno sinistro di Rabiot, da destra sfiora il palo. Io non ci credo mai, cioè secondo me Rabiot non segnerà mai nella Juve, voglio dire questo. Ho questa idea, resterà sempre a zero, quindi per me può fare il miglior tiro del mondo, non mi illudo, non segna, ce la fa. 2 minuti, gol di Rabiot. E c'è 4-1, perché Gigi ha deciso di fare autogol. Nel giorno di Gigi fa autogol su un cross. Il cross era dalla sinistra di Douglas Costa, fuori portata nettamente per Higuain, e Gigi evidentemente non chiamato dai compagni, non chiamato dal portiere, ha detto: oh mio Dio, qui sta succedendo qualcosa, autogol. Higuain, Douglas Costa, salta l'uomo, tira sotto il braccio, Sirigu riesce a bloccarla di poco, anzi a deviarla, poi sarà calcio d'angolo. Ma qui Douglas Costa, ragazzi, ha fatto un cambio di passo. Berenguer costringe Buffon a deviare coi pugni, o comunque Buffon non riesce a far meglio su questo tiro. Buon recupero palla di Rabiot qui, con grande voglia. Higuain allarga su Ronaldo, che è sempre l'uomo più avanzato. Higuain di gran carriera prova ad entrare in area di rigore. Ronaldo sterza, se la porta sul destro, il tiro deviato, calcio d'angolo. Ah, questa chi l'ho vista in porta. Ronaldo prova ancora a calciare esterno della rete, da dentro l'area di rigore, su una ripartenza un po' blanda.
No, l'arbitro decide di fermare tutto qui al 94esimo scaduto. Non fa battere il calcio d'angolo, chi se ne frega. Comunque abbiamo vinto 4-1 in una partita che darà tantissimi spunti di riflessione a mio avviso. Però 648 presenze Buffon, 400 presenze Bonucci, 100 presenze Bernardeschi. Questi ultimi due onestamente non l'hanno onorata tanto. Grandissimo gol di Dybala, gol su punizione di Cristiano Ronaldo, 3 punti e direi che possiamo essere soddisfatti così. Questa era la mia live reaction di Juventus-Torino 4-1. Ditemi nei commenti come l'avete vissuta, quali sono stati i momenti più significativi. Like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per tutti i prossimi video. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!